Vi vorrei innanzitutto presentare in due parole un po' il progetto MeteoRed, che è una realtà nel campo dell'informazione meteo e nella divulgazione che si sta affermando a livello internazionale. E la potete seguire in Italia sul sito ilmeteo.net. E ecco, il titolo dell'incontro di oggi è Oceani, tempo, clima ed eventi estremi, tutto è connesso. Luca Lombroso ci parlerà di questo tema perché oggi, Giornata Mondiale della Meteorologia, ha come tema proprio gli oceani, il nostro clima ed il tempo. Questo è il tema che è stato scelto quest'anno. Quindi questa sera, in questo breve incontro online, è con noi Luca Lombroso, che salutiamo, meteorologo AMPRO, divulgatore ambientale, conferenziere, scrittore e da ormai 3 anni collaboratore di MeteoRed Italia. Luca Lombroso ci introdurrà quindi a questo tema, ci parlerà del ruolo degli oceani nel sistema climatico, di come gli oceani influenzano il riscaldamento globale e ci spiegherà poi quali sono i cambiamenti che si stanno avendo anche negli ultimi tempi nella nostra area, nel Mediterraneo. Infine chiederemo a Luca Lombroso anche nella parte finale se ci può dare anche qualche indicazione sulle tendenze meteo previste per i primi di aprile, quindi i giorni della Pasqua. A questo punto do la parola a Luca Lombroso, ringraziandolo della sua presenza e vi auguro a tutti un buon ascolto di questo intervento. Sì, buonasera a tutti, ben trovati, ben ritrovate persone che non sento, non vedo da un po' di tempo, ben trovati ad amici, colleghi e spettatori vari, e ben trovati agli amici e colleghi della redazione di MeteoRed, che è una collaborazione che per me mi dà anche molto piacere, molto onore, già appunto va avanti da 3 anni e mi ha dato proprio il piacere di questi nuovi modi anche di lavorare e telelavorare, perché no, anche da qualsiasi posto del mondo. Lavoriamo proficuamente insieme in collaborazione già da diversi anni. Il bello delle nuove tecnologie è che ci consente di aver creato un'amicizia per molto tempo anche senza conoscerci di persona, dopodiché poi abbiamo avuto occasione di incontrarci in qualche occasione che ci siamo incrociati per caso nei viaggi con Lorenzo a Roma e con Quanio e altri colleghi della redazione di MeteoRed a Madrid, la COP25, la conferenza dei cambiamenti climatici, che è stato l'ultimo grande evento a cui ho partecipato, che ho seguito, di cui ho parlato tanto stamattina con gli studenti, e che era la COP Blu, dedicata proprio specificatamente al tema degli oceani e delle connessioni degli oceani e dei mari in genere con il clima e soprattutto infine la vita dell'uomo. Condivido la presentazione che prevede un certo numero di diapositive che vi illustrerò alcune passandole anche un po' velocemente perché sono diciamo più sceniche, altre un po' di approfondimento. Condivideremo la presentazione anche nei social in formato visualizzabile su una piattaforma di visualizzazione di presentazioni e che è ricca di tanti spunti. Non pensatemi a un intervento approfondito perché il tema riguarda l'oceanografia, soprattutto quindi gli oceani, che è un aspetto molto specifico del sistema climatico terrestre. Però, diciamo, l'infarinatura globale, diciamo, non parlerò di tutto, sicuramente alcune cose le sorvolerò, altre le salto, non perché le consideri di secondo ordine o non importanti, ma anche per questioni meramente di tempo. Ogni singola diapositiva meriterebbe magari un approfondimento. Ne avremo occasione, soprattutto negli articoli che continuate a seguire sul portale MeteoRed, che per l'Italia, ricordo, è l'indirizzo www.ilmeteo.net. Ripeto, www.ilmeteo.net, il finale. Io mi presento qui anche appunto come meteorologo AMPRO, che è l'Associazione dei Meteo Professionisti, di cui la maggior parte di noi collaboratori meteorologi è affiliata, è l'associazione italiana che raggruppa e riconosce dal punto di vista della legge proprio la professione del meteorologo. Apro guardando il mare. Come è profondo il mare, una nota canzone di Lucio Dalla. Qui siamo nell'Oceano Pacifico, sulle coste della Costa Rica. Lo scorso anno, proprio in questo periodo, un'onda che ci arriva dall'Oceano Pacifico, che
Malgrado il nome, non è certo così pacifico come dice il nome. Pensate anche ai nomi, come sono nati e come potrebbero avere una storia dietro del perché è arrivato questo nome a questo tipo di mare. E oggi è una giornata importante per i meteorologi, è la nostra festa, è la giornata mondiale della meteorologia o giornata meteorologica mondiale. Abbiamo discusso anche un po' di questa finezza, se si era giusto chiamarla giornata meteorologica mondiale o giornata mondiale della meteorologia. Beh, forse il nome letterale World Meteorological Day farebbe pensare più a giornata meteorologica mondiale, però in italiano secondo me suona meglio. Non ha importanza, non guardiamo a questi aspetti, ma guardiamo alla ricorrenza. Il 23 marzo del 1950 viene istituito il WMO, la World Meteorological Organization, OMM, secondo la sigla con l'acronimo in francese, in spagnolo e anche in italiano. Che è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che ha lo scopo di facilitare il libero scambio dei dati, che è una cosa fondamentale per la meteorologia e delle informazioni in tempo reale su questioni di sicurezza e protezione della società per il benessere economico e della protezione dell'ambiente. Non è scritto chiaramente, ma lo scopo di un'organizzazione internazionale che è necessaria per coordinare tutto questo è tutelare la vita umana. Quindi l'ONU, che è un organismo sovranazionale che venne dopo la Società delle Nazioni e che per la meteorologia dà un seguito a un'organizzazione meteorologica internazionale, IMO, l'acronimo, che fu fondata addirittura nel lontano 1873. Nel 1950, in questo giorno, fu stipulata la convenzione che poi divenne operativa, con sede a Ginevra, questa agenzia. L'anno successivo, che ha istituito questo ente a cui oggi aderiscono 193 paesi e stati membri del mondo, quindi sostanzialmente tutti, non la maggior parte, praticamente tutti. Poi la geopolitica cambia, cioè è una cosa interessante che parlavo anche a livello anche di un altro ente dell'ONU, che è l'UNFCCC, che è la Convenzione del Clima, sono un po' di più, sono 195 stati. Nel 1990 erano circa 150 gli stati, quindi il mondo è andato verso un maggior numero di stati. È rimasta ed è fondamentale la collaborazione a livello di tutte le nazioni del mondo per scambiarsi e per gestire questa importante rete sovranazionale, senza la quale non esisterebbe neanche il nostro portale Meteored, perché senza tutti questi dati che provengono da una marea di strumenti, cioè parliamo di 10.000 stazioni meteorologiche al suolo, ma anche 1.000 stazioni in quota. Ecco, facciamo anche un po' di specifica. No, in quota non vuol dire che è in montagna, ma vuol dire che è una stazione che fa misure in alta quota, quindi rilascia i palloni sonda, un dato molto importante. 7.000 navi, 3.000 aerei, 1.000 boe, centinaia di radar, 30 satelliti meteo e 30 satelliti scientifici. Magari avremo modo anche di approfondire, perché nulla è privo di impatto ambientale e anche di sicurezza. È di pochi giorni fa la notizia che un satellite della NOAA, il NOAA-17, si è distrutto in volo e quindi è andato ad arricchire la quantità di frammenti che sono presenti nello spazio, ma che ci servono noi per formulare, arrivare infine alla formulazione delle previsioni meteorologiche. La pandemia ha colpito, e ne abbiamo parlato in vari articoli nel marzo-aprile scorso, soprattutto, anche la rete delle osservazioni meteo. In aria, soprattutto, un po' meno in mare. Perché? Perché quelle che vedete sono le rotte aeree, quindi questo che vedrete dopo vi fa quantificare anche che cosa è successo, che erano presenti il 31 gennaio 2020 e che fornivano dati, che un aereo mentre vola raccoglie anche dei dati che entrano nei modelli. E in maggio la situazione che vedete in questa mappa che ha rilasciato il WMO appunto in quel periodo lì, che abbiamo ripreso in un nostro articolo, era questa qua, quindi con un calo notevole di disponibilità di dati che ha avuto un impatto sulla previsione, soprattutto ha avuto un impatto, adesso
Stanno, sono in corso approfondimenti scientifici per capire, quantificare questo impatto. Ma ha avuto principalmente un impatto proprio nella previsione dei venti in quota, quindi delle correnti getto, dell'intensità delle correnti, e sulla previsione, non tanto sulla previsione a brevissimo termine, quanto sulla affidabilità, sulla predicibilità, cioè sul numero di giorni in cui era possibile formulare una previsione con un'attendibilità abbastanza buona. C'è da dire che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale e la comunità scientifica, oltre a questi, sono mancati anche dati di diverse stazioni a terra che non sono state più presidiate per i vari lockdown, ha cercato di sopperire immediatamente con l'uso di satelliti e di altri dati, quindi di mettere un po' una pezza a questa situazione. Ecco. Qui è riassunto numericamente di quello che è. Veniamo al tema che si tratta quest'anno, l'oceano, il nostro clima, il nostro tempo, è il titolo che ha scelto l'Organizzazione Meteorologica Mondiale e questa presentazione vi scorrerà tutta una serie di aspetti di questo di questo questione delle connessioni fra oceano e tempi e clima, a partire dalla Terra che è un pianeta blu, dal sistema climatico, il ruolo degli oceani, gli oceani e il riscaldamento globale, le correnti oceaniche e il clima dell'Europa. Non so se o la regia o voi stessi potete silenziare i microfoni degli spettatori, è preferibile, scusate il disguido. Il Mediterraneo, che cosa succede, gli eventi estremi e i Medicane. E poi infine gli oceani e il tempo di Pasqua. Presenterò qualche cosa, poi la previsione vera e propria la rimando a chiusura del seminario, consultando direttamente insieme le mappe meteo con un meteo briefing dal vivo. Ecco, il nostro pianeta si chiama Terra, ma andrebbe chiamato acqua. Il nostro pianeta, si parla spesso di pianeta verde e di green economy, in realtà a me piace più la blue economy e dovremmo chiamarlo pianeta blu. Il pianeta è ricoperto al 70% da acque, quindi la superficie del pianeta è coperta principalmente da acque, giocano un ruolo cruciale nel tempo e nel clima, sono i motori soprattutto della circolazione atmosferica e del sistema climatico stesso. Il 40% della popolazione globale vive entro 100 km dalla costa e si sostiene direttamente o indirettamente dell'economia data dal fatto che queste popolazioni e molte città si trovano sulla costa, con i vantaggi che ci sono, ma anche con i problemi che vedremo. E gli oceani forniscono soprattutto cibo e sostegno a circa 3 miliardi di persone. Sarebbe interessante un esame di geografia al pubblico. Quanti e quali sono gli oceani? Ne conosciamo tre, soprattutto dai libri di scuola. In realtà, se guardiamo la definizione di oceano, che è cosa diversa dal mare, sono cinque, perché c'è anche l'oceano Artico e c'è l'oceano del Sud, in prossimità dell'Antartide. Però non è l'argomento che si potrebbe sviscerare, si potrebbe discutere da un punto di vista geologico, eccetera, eccetera. Un altro aspetto che è poco noto e che ha sottolineato il WMO è che sull'oceano transita il 90% del commercio mondiale. E che questo è vero, lo vediamo da una mappa elaborata per un progetto di ricerca, il link che trovate lì. Questo progetto di ricerca che rappresenta, non rappresenta le rotte delle navi, cioè le rappresenta sì, ma con un tracciante, con il rilascio di particolato fine, di PM2,5, e a seconda del colore che tenda al verde, al giallo o progressivamente al rosso, quella che vedete lì è una concentrazione relativa per pixel, perché questa è una mappa elaborata con un grigliato, quindi non è la concentrazione che vediamo per dire nelle mappe o nei dati di inquinamento atmosferico, e quelle che vedete lì sono appunto le rotte tracciate dal commercio mondiale, principalmente commercio, perché adesso le navi da crociera, a parte qualche crociera che fa il giro del mondo, non fanno servizio passeggeri dalle coste, da una costa all'altra, dall'Atlantico fino all'Australia. Fino agli anni 50, molti che andavano all'estero per necessità, per lavoro, per migrare, ci andavano con transatlantici. Adesso si andava principalmente
prima del Covid, principalmente con aerei. Come vedete, ci sono belle rosse le rotte principali che dall'Oriente, Estremo Oriente, portano le merci all'Europa e quindi anche agli Stati Uniti. Quindi, come vedete, questo inquinamento che è sul mare non è un inquinamento che respiriamo, ma ha tutta una serie di impatti e di ripercussioni che non stiamo a parlarne qua, ma che sono anche sul bilancio radioattivo del pianeta Terra. Pensiamo al problema che con il rilascio le navi hanno dei camini che non sono assolutamente filtrati, quindi emettono un sacco di caligine, di black carbon. Abbiamo un progetto al nostro laboratorio di ricerca modellistica ambientale all'Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Ingegneria e il nostro osservatorio geofisico, proprio di quello che succede a Modena. Guardate sul mare quanto ce n'è. Ecco, quindi questo serve più che altro a invitare a riflettere e proprio in virtù di questa, di questi problemi, che sono solo alcuni. Questa giornata è anche il lancio del decennio delle scienze oceaniche delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, nel quadro del 14° punto, La vita sotto il mare, degli obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda 2030 dell'ONU. Auspico e spero che queste giornate, questi anni dedicati, questi decenni, non siano solo un momento in cui facciamo tante giuste chiacchiere e divulgazione, ma che abbiano un seguito che portino anche a soluzioni concrete dei problemi del nostro pianeta che la scienza conosce, espone e che fornisce il dato, le informazioni per poterle affrontare. Il sistema climatico e il ruolo degli oceani. Iniziamo a entrare un po' in questo argomento. C'è una stretta relazione, questa infografica ve lo può anche far vedere come tutto è connesso. Il trasporto di calore e la circolazione oceanica sono determinanti per l'oceanografia clinica, fisica, cioè per le correnti marine, ma anche per la variabilità climatica. Pensiamo al Niño, all'ossidazione del Nord Atlantico, ma soprattutto non dimentichiamoci che c'è anche la biologia. L'oceanografia influisce sul clima attraverso una cosa un po' complicata, che proprio non posso trattare anche perché non conosco, ma che è la pompa biologica e che contribuisce a assorbire il calore anche attraverso, non solo attraverso le piante, ma anche attraverso le forme viventi nelle varie forme, anche le più piccole, le più incredibili, che si trovano nel mare, per non parlare naturalmente dei flussi di radiazione solare, eccetera, eccetera. Come vedete, c'è una estrema interdisciplinarietà. Ecco, poi l'oceano fornisce la maggior parte del vapore che va a formare le nubi. Questa è l'immagine da satelliti che potete trovare nel nostro portale Meteored e nella app che potete scaricare per i vari sistemi operativi. Ecco, se ci fate caso, la maggior parte delle nubi è sul mare e la maggior parte delle nubi che sono sui continenti proviene dal mare o riceve il contributo di calore dal mare, con un'importante eccezione che sono le foreste tropicali, come vedete nell'entroterra africano e in parte del Brasile, dove in questo momento però siamo nella stagione secca che si va verso la fine della stagione secca, quindi sostanzialmente non è un per anzi no, nell'emisfero sud no, scusate, è l'inverno, quindi però è la stagione che le precipitazioni sono minori. Comunque, ecco, gli oceani, i mari forniscono circa l'80-90% del vaporacqueo che poi va a condensare o formare cristalli di ghiaccio che formano la maggior parte della nuvolosità che potete consultare direttamente appunto sul portale. Questa è di 2 giorni fa mentre preparavo la presentazione, ma possiamo consultare quella di oggi. L'altro aspetto fondamentale del mare, soprattutto per il cambiamento climatico, è che immagazzina calore. Il 90% del calore che proviene dal sole viene immagazzinato negli oceani, il 93% per la precisione. E soltanto il 2,3% va a riscaldare l'atmosfera. Il resto lo vedete suddiviso fra i continenti, i ghiacci, la fusione dei ghiacci e le calotte polari. È un calore che poi l'oceano ci ritorna e lo vedremo, anzi, lo vediamo anche subito. Questo è il contenuto di calore negli oceani medio nel periodo 1993-2019.
Come vedete, nei primi 700 metri, tra l'altro, come vedete, l'assorbimento di calore in watt per metro quadro, quindi qua non parliamo di temperatura, ma di una cosa che ci interessa molto di più, ma di energia che viene stoccata nel mare, non è uniforme. Questo 90% che viene assorbito dal mare. In alcune zone, vedete, per esempio, in prossimità delle coste degli Stati Uniti, in prossimità delle coste del Giappone, si vede poco il Mediterraneo, ma anche nel Mediterraneo viene assorbito molto calore, alcune zone invece tendono a rilasciare calore, quindi a raffreddarsi. E vedete che una, e poi ne parleremo, si trova in prossimità della Groenlandia. Questa ci dà qualche piccola preoccupazione, diciamo così. Tutto è connesso, poi vedremo anche la bibliografia e i link, perché ringrazio lo spunto di questa diapositiva Sandro Carnier, che è un oceanografo del CNR, che ho ricostruito facendo vedere tutti gli aspetti del nostro pianeta che hanno delle connessioni dirette, indirette, molto lontane. Ma che anche quando capita una mega nevicata, magari il motivo può essere nei ghiacci che sono molto lontani, o nell'oceano, o addirittura nei coralli. Questa forse l'ho esagerata, o nei coralli che pascolano in montagna, le lungole, o la tromba marina che vedete lì, o il peschereccio, il mare in burrasca che trova, ma anche il pesce che deve pescare. Ecco, gli oceani ci fanno dei servizi importanti, ma attenzione, e qui faccio un attimo una parentesi, arrivando alle concentrazioni di CO2 in atmosfera, per farvi vedere come sono in continuo aumento, lo sappiamo da molto tempo, dai 290 parti per milione preindustriali nel grafico a destra, sono aumentate nonostante tutte le volte che abbiamo provato a regolamentare la riduzione delle emissioni. Il risultato nella concentrazione finora non si vede, e qualcuno ha anche detto: ma come? Abbiamo bloccato tutto il mondo per 2 mesi e la CO2 continua ad aumentare. L'inquinamento abbiamo visto che è diminuito per alcuni tipi di inquinanti, per altri un po' meno, un po' più discusso, ma la CO2 se n'è sostanzialmente fregata, è aumentata addirittura a livelli record, più di altri anni, di 3,5, credo, parti per milione alla fine dell'anno. Ecco, il lockdown ha avuto un effetto trascurabile, sì e no, 0,1-0,2, rispetto a un aumento annuo che è di 2,3 parti per milione all'anno. Ecco, questo perché molti hanno detto: ma vedete, allora non conta niente l'uomo. No, conta molto. Questo lo vediamo, e poi si rilaccia all'oceano, passando da concentrazione ad emissione. Il grafico che vediamo adesso, andiamo alla ricerca della CO2 perduta, cioè perché il lockdown non si vede e se ne abbiamo persa un po'. In giallo vedete l'andamento delle emissioni di CO2, quanta CO2 immettiamo ogni anno, e qua vediamo che quest'anno, in effetti, come è stato per la crisi economica del 2008-2009, come è stato per le crisi petrolifiche, come è stato anche, si vede molto in piccolo, ma attorno al 1920 per la pandemia di Spagnola, sono diminuite parecchio, anche del 7-8%. Perché non si vede nella concentrazione? Perché la CO2 si accumula in atmosfera. E in rosso quello che vediamo non è l'emissione, ma è il totale di CO2 che è stata emessa da combustibili fossili, cui parliamo soltanto, dal 1850 ad oggi. Qui vediamo che va un numero altissimo, cioè da 38 parti, da 38 miliardi di tonnellate all'anno arriva a 1700. E come vediamo, tutti questi momenti di diminuzione non hanno fatto diminuire l'accumulo. Perché? Perché ne abbiamo continuata ad emettere un po' meno dell'anno prima, ma la CO2 ha un tempo di residenza in atmosfera molto molto lungo. Non solo, ecco, se facessimo un po' di conti un po' complicati, scopriamo che manca della CO2, cioè con 1700 miliardi di tonnellate che l'uomo ha aggiunto in atmosfera, e la CO2 ha un tempo di residenza di dell'ordine di centinaia di anni, poi può essere declinato in altri modi, adesso l'ho un po' semplificata perché magari i puristi poi me lo contesteranno questo dato, però
diverso dall'inquinamento a breve termine che col lockdown si è abbattuto subito perché ha un tempo di vita breve. E ecco, scopriremmo che dovremmo essere attorno a 500 parti per milione. Scopriremmo che ne manca. Ecco, dove va a finire? E questo è un dato molto interessante. Della CO2 emessa da combustibili fossili dal 1750, che proviene principalmente dal carbone, pensate, non principalmente dal petrolio come pensiamo, ma il secondo dopo il carbone che ha accumulato CO2 in atmosfera è il cambio uso del suolo e le foreste, però il totale principalmente viene dai combustibili fossili, lo vedete. Ecco, il totale di questa somma, che sono circa 2.000 miliardi di tonnellate, non lo troviamo tutto in atmosfera. In atmosfera ne troviamo con la concentrazione solo il 44%. Negli oceani ne viene stoccato proprio con un effetto spugna, con un sink, si chiama, con un pozzo di carbonio, circa il 30%, un altro 26% nelle foreste. Cosa significa? Senza i servizi che svolgono oceani e foreste, avremo già il clima fuori controllo. Ecco, questo ci rende l'idea di come sia importante l'oceano, ma questo fenomeno ha un prezzo. Qui torniamo a vedere la serie delle concentrazioni di CO2 in atmosfera alle isole Hawaii e Mauna Loa, che sono sempre aumentate, come vedete. Vediamo anche un dato che viene presentato molto meno. In blu è il contenuto di CO2 nell'oceano, che è aumentato, ma soprattutto in verde vediamo un dato che preoccupa molto gli oceanografi e i biologi marini, ed è il pH, cioè l'acidità, il grado di acidità, o meglio di alcalinità, perché siamo sopra 7, dell'oceano, e come vedete sta diminuendo. E chi conosce il pH sa che è anche una misura logaritmica, e il fatto che sia diminuita da 8,10 a 8,7 non è una diminuzione piccola. 8,07, ma è una diminuzione che è molto molto grande e che ha tutta una serie di impatti che meriterebbero un intero approfondimento. Se volete guardare un po' meglio a livello divulgativo questo sulle varie piattaforme, trovate un bellissimo film che si chiama Chasing Coral, che è l'acidificazione degli oceani e il problema dello sbiancamento dei coralli. Ecco, con un aumento delle temperature globali di 2 gradi e la CO2 in atmosfera che si fermasse a 450 parti per milione, il pH scenderebbe a un valore di 8. Noi dovremmo cercare di riportare addirittura a 350 e ne gioverebbero i coralli, di cui non entro adesso nei dettagli. Attenzione che il mondo adesso, se riprende come prima senza azioni, porterebbe la CO2 in atmosfera nel corso di questo secolo a oltre 600 parti per milione, e l'acidificazione degli oceani potrebbe letteralmente sterminare, non faccio catastrofismo, tutte le barriere coralline, perché questo si unisce poi a un altro fenomeno che è un problema emergente, che sono le ondate di calore nel mare. Noi ci accorgiamo molto spesso quando c'è un'ondata di calore sulla Terra, pensiamo in Europa, l'ondata di calore del 2003 si è ripercossa anche nel mare, con un periodo superiore a 30 giorni di riscaldamento di 4 gradi superiori alla media. Poi ci sono state altre di questi fenomeni che stanno appunto preoccupando molto il mondo scientifico e chi si occupa degli aspetti oceanografici, che per esempio ce n'è uno nell'Oceano Pacifico dal 2013 al 2015, per lungo periodo c'è stato questo forte riscaldamento, uno nell'Atlantico in prossimità delle coste degli Stati Uniti, che l'abbiamo visto anche prima, l'altro è nell'Australia. Questi sono i più vistosi. C'è una mappa che ha presentato l'Organizzazione Meteorologica Mondiale che mostra la categoria di ondate di caldo marino. Come vedete, nel Nord Atlantico, la zona che ci preoccupa molto, non ce ne sono tante, o addirittura non ce ne sono, mentre ci sono diverse zone che presentano questo problema, e soprattutto sul lungo periodo. Stiamo parlando, sono dati ricavati da satelliti. Un break con un'immagine di due tartarughe marine nell'Oceano Pacifico, sempre se in prossimità della Costa Rica, dove seguo anche dei progetti, ne abbiamo parlato anche nel sito Meteored, due tartarughe che ruotavano in mare e che durante un'escursione ho avuto
avuto l'occasione di vedere e di fotografare anche nel momento magico dell'accoppiamento, che è una cosa veramente, è stato veramente un momento notevole. Anche questi animali, parlo poco della biodiversità, ma risentono sia delle tempeste sia del mare caldo. Cosa succede? A cosa serve un uragano? Serve a dissipare l'eccesso di calore sul mare. L'immagine dell'uragano è l'uragano Dorian di cui abbiamo parlato, vedete il link lì su Meteorè d'Italia, con vento a 350 km all'ora ha devastato le Bahamas soprattutto. Ecco, dopo il passaggio di questo uragano, se vedete nella mappa sulla vostra destra, la temperatura marina è diminuita e parecchio. Ricordo che un uragano per formarsi ha bisogno di mare caldo con temperatura di almeno 26 gradi fino a 50 metri di profondità. E naturalmente, se il mare è più caldo, va da sé che l'uragano è più intenso. Quindi, più il mare è caldo, più gli uragani sono intensi. Quindi, anche quando ci si pone la domanda: un uragano è stato colpa dei cambiamenti climatici, qualcuno magari dice, ma ci sono sempre stati. Sì, è vero, ma senz'altro, con un mare più caldo, quell'uragano lì ha preso più energia di quello che avrebbe preso se il mare non fosse caldo, come è stato in quel momento. E se vedete nella mappa sulla vostra destra, vedete che la zona dove è transitato l'uragano ha dissipato molta parte del calore, quindi ha, diciamo, restituito all'atmosfera il calore accumulato dall'oceano. L'altro aspetto che naturalmente tutti hanno presente del mare è il problema che si possa alzare. Ecco, qua diciamo subito una piccola pillola prima di illustrare l'infografica che viene dal Centro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, ispirata al rapporto speciale Oceani e Criosfera dell'IPCC. L'innalzamento del mare non è dovuto solo alla fusione dei ghiacci continentali, delle calotte continentali, cioè dei ghiacciai e dei ghiacciai montani e dei ghiacci della Groenlandia, nonché in parte dell'Antartide. La parte attuale del riscaldamento, dell'innalzamento del mare, che è stato di 15 centimetri, sembra poco ma è molto, per più della metà è dovuta all'espansione termica dell'acqua oceanica. Nel corso di questo secolo, in uno scenario virtuoso in cui stiamo entro i 2 gradi, 1,5 gradi dell'accordo di Parigi sul clima, il mare si innalzerà comunque, quindi anche che siamo bravi, di altri 40 centimetri circa. Il problema è che se invece non prendiamo azioni concrete, l'innalzamento arriverebbe a circa 84 centimetri. E un aspetto di cui poco si parla è che non si fermerebbe al 2100. Cioè, i grafici che vediamo spesso parliamo del 2100 perché è un anno tondo e perché magari i giovani di oggi vedranno il 2100. Qualche anno fa si parlava del 2100, ma diciamo nessuno, almeno di quelli che parlavano lì, diceva vedremo il 2100. Oggi con i ragazzi che ero lì ho detto attenzione ragazzi, voi nel 2100 potreste vedere, magari centenari, speriamo, l'alba del XXI secolo e quindi vedere se queste proiezioni che si stanno tutte avverando sono vere, ma soprattutto se pensiamo a degli aspetti di equità anche per le future generazioni, andare al 2300, l'ulteriore riscaldamento incontrollato potrebbe portare, e questo sì, a 6-7 metri di innalzamento del mare. Quello che preoccupa il mondo della scienza, che è poco percepito dal pubblico, è la non linearità di questi fenomeni. Qui vediamo il riscaldamento terrestre rispetto alla media 1950-1980, credo che sia questa, perché la mappa della NASA che usa questo periodo, perché è il periodo, diciamo, pre-global warming, nei 5 anni dal 2016 al 2020. A fronte di un pianeta che è più caldo del passato di circa 1 grado, alcune zone sono più fredde del passato. Una in particolare è questa qua nell'Atlantico meridionale. E questa qua ci dà qualche pensierino la notte, ecco, dà qualche pensierino per quell'aspetto che è venuto alla ribalta delle notizie in questi giorni, che è il possibile rallentamento o in tendenza futura potrebbe essere addirittura di interruzione della corrente del Golfo.
che è la corrente che consente al clima europeo di rimanere sufficientemente tiepido, cioè di non essere freddo come sono magari altre zone come il Nord America che risente invece di correnti più fredde. Come vedete, c'è questo trasporto di calore, un vero e proprio nastro trasportatore, e la preoccupazione evidenziata da un film che ha poi preso spunto a varie ricerche scientifiche è che la fusione dei ghiacci della Groenlandia possa rilasciare grandi quantità di acqua dolce e fredda che vanno a ridurre la salinità del mare, fare inabissare, diciamo, questa corrente e a interrompere questo vero e proprio nastro trasportatore. Ecco, diciamo subito che è uno scenario che è ritenuto estremamente improbabile nel corso di questo secolo. Qualche scienziato è un po' più pessimista al riguardo. Mentre abbiamo una ottima confidenza sulla causa umana, sul superamento di questi punti di non ritorno ci sono più dubbi. Però emergono dei dati, ne abbiamo parlato recentemente, ne ha parlato Daniele Angemi su Meteored, i dati osservativi dei satelliti non lasciano dubbi. Ricerche recenti della NOAA e di Stefan Rumsfeld dell'Istituto di Potsdam per il Clima indicano che la corrente del Golfo si sta riscaldando in questa zona. In una certa zona, scusate, nella zona del Golfo, e starebbe rallentando lentamente a un livello mai visto prima. Se la corrente del Golfo si interrompe del tutto, dice Stefan Rumsfeld, che è un noto climatologo, si avrebbe un forte raffreddamento dell'Europa, soprattutto nelle zone di Gran Bretagna, Scandinavia e altre zone. Io vi dico anche che è la mia sensazione in base ai dati scientifici. Come vi ho detto, è poco probabile in questo secolo e ritenuto, diciamo, non escluso se continuasse il riscaldamento, se si arrivasse al collasso totale, che al momento però non è nella previsione, della calotta glaciale che c'è sulla Groenlandia. Vorrei subito fugare ogni dubbio di chi dice: vabbè, ma questo qua così ci salva dal riscaldamento globale. No, un riscaldamento o un raffreddamento improvviso sarebbe ancora peggio, cioè non è un rimedio al global warming. Questo eventuale scenario da film, che ripeto, non si verificherà così, questo famoso film ha anche molte imprecisioni, non sarebbe privo di problemi, ma soprattutto ci fa vedere che l'aumento di temperatura che magari vediamo di 4 gradi se andiamo al 2100 non avverrebbe gradualmente, ma può avvenire con dei grossi sbalzi e soprattutto anche i problemi là dell'Atlantico, anche i problemi oceanografici arrivano anche a casa nostra. Cosa sta succedendo nel Mediterraneo? Nel Mediterraneo si stima già che nel corso di questo secolo, con un aumento di temperatura di 1,5 gradi, le zone costiere più basse dell'Italia, ci sono anche altri studi dell'ENEA, dell'INGV più recenti, questa è una simulazione che chiunque può fare su un sito scientifico che è Climate Central, per esempio qui siamo in una zona, l'ho scelta non solo perché vivo in queste regioni, anche se non nella costa, ma perché è molto evidente, quindi si capisce molto bene, c'è Venezia che è estremamente mediatica anche come scenari da cambiamento climatico. Come vedete, questi che sono scenari, diciamo, sono un po' più pessimistici, non è quello che proprio verrebbe, ma che vedrebbero con 4-5 gradi il mare tornare a invadere le zone che sono del Ferrarese, che non a caso fino a un secolo fa, prima delle bonifiche, erano zone paludose. Se stiamo a 1,5 gradi, questo innalzamento si limiterebbe molto, pur non escludendo tutta una serie di impatti nelle zone costiere, quindi questi fenomeni avvengono anche nel Mediterraneo. Venendo a Venezia, che ho citato e che avevamo seguito, Marco Virgilio, redattore meteorologo di Meteored, il 12 di novembre, scusate, ho scritto la data sbagliata, del 2019, aveva previsto molto bene la concomitanza della marea e l'attuale situazione meteorologica potrebbero generare una marea eccezionale a Venezia, che purtroppo si è avverata e a cui ha senz'altro contribuito anche l'innalzamento del mare, oltre all'abbassamento del suolo di Venezia.
Quello che vedete di grafico è un grafico che rappresenta la variazione del livello del mare a Venezia e il numero di alte maree oltre i 110 cm. E vedete che sta aumentando anche questo in modo sempre più palese. Tant'è che qui facciamo una simulazione un po' immaginaria, ma vediamo che San Marco andrebbe praticamente sott'acqua anche nello scenario più virtuoso, ma che è importante adottarlo perché ci darebbe molto più tempo di agire e come vedete qualche pezzettino resterebbe anche salvo. Ma oltre all'aspetto turistico, un recente rapporto di cui abbiamo parlato su Meteored, e qui è Lorenzo Pasqualini che ci raccontava che secondo questo studio ci sono 100 aeroporti nel mondo, di cui due in Italia, Pisa e Venezia, che sarebbero a rischio a causa dell'innalzamento del livello del mare. L'altro fenomeno, intanto bevo nella tazza Meteored un goccio d'acqua del rubinetto, così risparmiamo acqua. Non abbiamo molto ancora, tranquilli. L'altro fenomeno che seguiamo con una certa apprensione sono questi Medicane, questi uragani del Mediterraneo, che sono un'evoluzione dei cosiddetti TLC, dei sistemi semitropicali che si formano nel Mar del Mediterraneo. C'è anche discussione sul nome, eccetera, ma non formalizziamoci troppo, lo dico anche ai colleghi, eccetera. Il nome Medicane era utilizzato in bibliografia già da tempo, quindi penso che sia un nome, è vero che è un anglicismo, ma che deve cominciare a entrare nel vocabolario. Questo è quello che si è formato nello scorso mese di settembre, che ha colpito le coste della Grecia con dei danni molto grossi, in giornate in cui erano presenti, come vedete lì sotto, le seguivamo anche queste negli articoli di Meteored, un numero di tempeste che erano così tante che hanno richiesto, per la nomenclatura degli uragani dell'Atlantico, erano finiti i nomi predefiniti, si è dovuto usare l'alfabeto greco e la prima lettera dell'alfabeto greco, Alfa, negli stessi giorni ha colpito le coste della Spagna. Allora, qui è colpa del riscaldamento globale, ecco, anche qua avevamo fatto un articolo alcuni anni fa, citavo perché l'avevo scritto io, che nel periodo 1982-2006 ci sarebbero state 16 depressioni subtropicali, 27 tempeste subtropicali, secondo la soglia che è quello che ci dice se un sistema tropicale è depressione tropicale, tempesta, cioè vento oltre medio sostenuto oltre 60 km all'ora, o uragano, cioè con vento sostenuto oltre 119 km all'ora, soltanto 4. Allora, vi dico subito che bibliograficamente, scientificamente, ci sono molti dubbi. Poca bibliografia sul fatto se il riscaldamento del mare e il riscaldamento globale influiscano, rendano più intensi, più frequenti o favoriscano la formazione di questi fenomeni. Quello che posso dire come considerazione è che in un pianeta più caldo, e soprattutto con un riscaldamento non uniforme, qualsiasi fenomeno che si presenta molto probabilmente è diverso dal passato. L'altra cosa che posso dire è che non possiamo aspettare le statistiche. Perché quando avremo la statistica sufficiente, perché sono fenomeni rari, quindi essendoci poca statistica, è difficile dire se stanno aumentando. Sono quattro, ce ne sono stati due quest'anno, non so, non mi ricordo quanti, ma è stato un caso, eccetera, eccetera. Il problema è che il dato certo lo avremo quando sarà troppo tardi. Quindi il fatto che c'è poca statistica non deve essere una scusante per non agire, sia sul fronte del problema della crisi climatica, sia sul fronte dell'adattamento, delle difese, della resilienza a questi fenomeni che, come vedete, nel Mediterraneo, anche il Mediterraneo si scalda, questi sono dati di una ricerca, di un sito che fa il monitoraggio anche in tempo reale, e oltre alla serie storica che vi fa vedere come è aumentata l'anomalia di temperatura sul Mar Mediterraneo, destagionalizzata. Vediamo nell'altra mappa la variazione di temperatura superficiale del mare negli ultimi mesi, negli ultimi anni, anzi, no, rispetto al periodo
E questa qua è centrata nel mese di febbraio e che vede il Mar Mediterraneo assai più caldo del mese di quello che dovrebbe essere. Per avviarci verso la fine, gli eventi estremi, l'esempio della tempesta Rai, anche questa l'abbiamo seguita molto da un punto di vista previsionale, è stato un fenomeno che era, ahimè, ampiamente previsto, l'abbiamo seguito con i vari articoli, sia le tempeste che ci sono state che hanno colpito le coste con delle mareggiate. Di cui non c'è riferimento storico, sia con la distruzione dei boschi, che anche questo, già il fatto stesso che sono stati distrutti dei boschi che avevano centinaia di anni, ci dice molte cose. L'amico Sandro Carniel mi ha concesso queste simulazioni ancora sperimentali, credo non ancora pubblicate, che vi fa vedere col suo modello che cosa è successo al vento, vediamo sulla vostra sinistra, al vento che è arrivato di scirocco che ha causato questa tempesta sul Triveneto, sulle Dolomiti, con l'abbattimento degli alberi, con la temperatura reale e che cosa sarebbe successo se il mare, come avrebbe dovuto essere, fosse stato di 2 gradi meno caldo. Come vedete, ipotizzando che la tempesta magari ci sarebbe stata lo stesso, in alcune zone anche molto intensa, sarebbe cambiata non solo l'intensità, ma anche la direzione del vento. Che è quello l'aspetto che ha contribuito in particolare al fenomeno dell'acqua alta a Venezia. L'altro aspetto sono i tornado e le trombe marine, anche questo molto complicato, ma anche questo l'abbiamo descritto in un articolo dove ho illustrato varia bibliografia. Antonello Pasini, in una sua pubblicazione, poi nel suo blog che abbiamo ripreso, ha analizzato il tornado di Taranto del novembre 2012 e lui e gli altri autori, fra cui Miglietta, hanno affermato che alcune no zone del nostro paese hanno probabilmente già raggiunto la soglia di innesco di temperatura del mare per fenomeni molto violenti. Cioè, dalla sua simulazione, questo tornado del novembre 2012 a Taranto, sugli stabilimenti dell'Ilva, non ci sarebbe stato se il mare non fosse stato così caldo. Poi lo so che apre discussione, però è fatto così. Ero presente lì in zona quando c'è stato questo invece tornado e ringrazio gli amici e l'associazione Emilia Romagna Meteo di questa ricostruzione di come è passato dal mare alla pineta. Sarebbe interessante anche capire di questo, non so se già c'è bibliografia. Una bella balena si mostra nell'Oceano Pacifico, è molto bello vederle anche dal vivo senza interagire, senza farne danni. E per andare verso la previsione di Pasqua, vediamo come è messo il mare adesso. Scusate, quella di prima mi sono confuso, era qualcuno sta interagendo sullo schermo, credo. Era la mappa media della temperatura del mare sul lungo periodo, è vero, mi ero confuso, sono un po' stanco. Questa che vediamo adesso è l'anomalia del mese di febbraio, che come vedete presenta un Mediterraneo in genere più caldo del normale e soprattutto un Mar Nero con delle cose non omogenee. E mentre sulla vostra sinistra lo vediamo a livello planetario che è un po' più ingarbugliato. Cosa significherà questo e come sarà il tempo di Pasqua? Lo vediamo fra poco, perché adesso come intervento finale, prima di, ma guardate che è rimasto chi è questa persona simpatica che è entrata e che mi ha preso magari in mano il mouse, non lo so, o che cosa sia successo, non è un tramonto ma un'alba, perché da qua parte un nuovo futuro, qui c'è la bibliografia. Di sitografia di alcuni nostri articoli che poi condivideremo in articoli nei prossimi giorni. E qui ci sono alcuni libri che possono approfondirvi gli argomenti di cui abbiamo parlato adesso, più o meno divulgativi, più o meno scientifici, anche in spagnolo, del collega José Miguel Viñas. E per finire, la famosa frase della rana bollita che ci dice che se butto una rana in uno stagno con l'acqua bollente, la rana salta fuori e si salva. Ma se io metto la rana in uno stagno e scaldo l'acqua poco alla volta, la rana fa la fine della cosiddetta rana bollita. Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo è un oceano. Isaac Newton, grazie dell'attenzione. Lascio a Grazie, Lorenzo. grazie Luca per questa presentazione. E io vi chiedo,
tutti quanti. Se avete delle domande da porre a Luca Lombroso, potete indicarle qui nella chat o direttamente vi abilitiamo il microfono. Altrimenti vi ricordo comunque che questi contenuti saranno consultabili sul sito ilmeteo.net. Già questa sera è disponibile un articolo scritto proprio da Luca Lombroso in cui viene riassunto sostanzialmente tutto ciò che Luca ci ha spiegato in questa interessante conferenza. Domani caricheremo anche il video di questa serata per chi non avesse potuto seguirlo questa sera. Sì, vi ringrazio anch'io. Volevo aggiungere anche un ringraziamento a tutti gli studenti dell'IT Menucci di Carpi che stamattina mi hanno seguito, ai vari docenti e al dirigente scolastico, professor Vaccari, che vedo anche in audience. Poi vedo anche tante persone, ma non sto a citarle tutte perché sennò dimenticherei sicuramente qualcuno e quindi spero che sia stato esauriente, anche se ci sono già delle domande. Che magari cominciamo anche a rispondere. Non so se vuoi passarmele tu, Lorenzo, o se le leggo Guarda, direttamente, le vedo già. Luca, abbiamo una domanda. Sì. Una domanda di Daniela Davino che chiede, ricollegandosi al suo intervento di questa mattina con i ragazzi dell'IS Meucci di Carpi, le chiedo cosa ne pensa di un indirizzo di studi superiori basato sull'economia sostenibile. Questa è Daniela Davino che fa questa domanda. Senz'altro, sia per gli studi superiori sia per gli studi universitari, oltre a MetoRed, io faccio giustamente promo della mia università di Modena e Reggio Emilia, dove abbiamo dei corsi di sostenibilità ambientale in varie discipline, è molto interdisciplinare, a ingegneria ambientale, ambiente per il territorio, ingegneria per la sostenibilità ambientale e anche un corso recente interdipartimentale all'interno dei vari curriculum di studio di approfondimento di questi aspetti diciamo, del futuro sostenibile. A me piace più futuro che sviluppo sostenibile, in cui il tema che ho parlato oggi, che è squisitamente degli aspetti di scienza, dell'atmosfera e dell'oceano soprattutto, di cui ho poche conoscenze. Molte cose le ho scoperte anch'io in questi giorni leggendole. Intanto rispondo anche all'altra domanda, intanto se ne arrivano, che fine farà il permafrost in questo scenario? Ecco, non ne ho trattato adesso, ma non è un altro dei punti di inquietudine, cioè del rilascio degli idrati di metano dal permafrost, ma anche dai fondali marini, non dimentichiamolo, perché una buona parte di gas serra sono stoccati nel mare. Un mare che si scalda, questo 20-30% della CO2 che è stata assorbita e che ci ha fatto questo servizio, dico 20-30% perché se vogliamo fornire la fase di incertezza, se andiamo soprattutto negli ultimi anni, pare che possa essere anche un po' meno, questa non è una buona notizia. Se l'acqua si scalda, pensiamo a una bottiglietta di una bevanda gassata, se l'acqua si scalda, le bollicine aumentano, ecco, detto in modo molto semplice, quindi senz'altro sono tutti aspetti che devono essere monitorati, cioè mentre andiamo verso lo sviluppo sostenibile, dobbiamo continuare a osservare e studiare tutti questi fenomeni. Esatto, non avevo visto questa domanda di Franco Boscolo, a cui però hai risposto tu sul permafrost. Non so se ci sono altre domande, se volete scriverle sulla chat. Ah, ecco, qui Cristina ci scrive come trasmettere le giuste informazioni senza creare panico e di conseguenza resistenze, diciamo così, psicologiche. Immagino si riferisce alle informazioni relative agli eventi meteo naturali, no? Sì, questo è un aspetto di cui si parla da molto tempo. La pandemia mi ha dato anche qualche spunto. Quello che ci ha fatto, fra virgolette, salvare dalla pandemia e accettare il lockdown è che avevamo paura. La paura è una reazione che è naturale dell'uomo e che serve, non va nascosta, perché quello ci difende dai pericoli. Ora, ovviamente, non bisogna fare catastrofismo. Però quando si presentano i dati sono questi. I dati sono che
Se non prendiamo azioni concrete, per esempio, possono avvenire dei fenomeni non lineari, per cui i 6-7 metri di innalzamento del mare che potrebbero venire, andare al 2300, possono venire di colpo, magari alla fine di questo secolo, se di colpo collassa un pezzettino della piattaforma continentale della penisola antartica. D'altra parte, cerchiamo di dare anche il messaggio dei vantaggi che abbiamo ad agire rispetto ai rischi che abbiamo sul non agire. Il problema è sempre far comunicare e prendere decisioni su un pericolo molto lontano. Sempre la pandemia ci dà degli spunti, il pericolo del virus ce l'abbiamo subito. Cioè, se io non prendo le giuste precauzioni, il Covid lo prendo subito, non lo prendo fra 10 mesi, non lo prendo fra 10 anni, non lo prendo fra 100 anni. Se io agisco per il clima, non vedo il vantaggio, perché l'anno prossimo avremo ancora gli eventi estremi. Però avrò il vantaggio nel corso del futuro. Adesso abbiamo il problema di far passare anche il messaggio. Intanto vedo un'altra domanda che poi magari mi leggi. Il messaggio anche di agire sul fronte dell'adattamento. A me piace più la resilienza ai cambiamenti climatici, cioè di attuare azioni non solo per ridurre i gas serra e attenuare l'aumento delle temperature globali e di conseguenza i vari impatti, ma anche azioni di adattamento per convivere su questi fenomeni, perché se anche adottassimo in pieno l'accordo di Parigi sul clima, tempeste tipo Vaia, Medicane, innalzamento del mare di 40 centimetri anziché di 100, ci saranno lo stesso. Allora Luca, ti leggo queste altre domande. Esistono degli scenari di flussi migratori causati dai cambiamenti climatici? Sì, certo, ho un libro qui dietro, posso andarlo a prendere, di Valerio Calzolaio, ce n'è un altro di Grammenos Mastroianni. Forse non ne abbiamo mai trattato in un articolo nel nostro portale, potrebbe essere l'occasione per dare qualche dato e soprattutto dare anche l'informazione. Vorrei dire, siccome l'Organizzazione Meteorologica Mondiale è un'organizzazione dell'ONU che spesso è criticata, anche a ragione, ma che ritengo importante perché è l'unico ente che cerca di dare una governance globale e quindi di dare anche risalto a quello che stanno facendo di cooperazione internazionale sia gli stati che soprattutto le organizzazioni non governative, soprattutto le piccole, per aiutare queste persone. In qualche modo, quando noi d'estate scappiamo dalle città infuocate dalle ondate di calore, andiamo al mare o andiamo in montagna, siamo delle sorte di rifugiati climatici. Quindi è uno dei tanti temi che sono connessi a questi argomenti. Ecco, allora ci arriva un'altra domanda da Matteo. Una curiosità relativa al nostro orticello italico. Perché in questi ultimi anni assistiamo sempre più alla presenza ingombrante dell'anticiclone subtropicale a discapito dell'anticiclone delle Azzorre? Cosa è cambiato, secondo lei, nella circolazione atmosferica mediterranea? Ecco, un punto che è cambiato, che non ho mostrato qui perché non è, poteva essere collegato, fra pochi giorni sarà per alcune zone, queste che andavo sempre io della Costa Rica, ma non, scusate la voglia di tornarci anche di fare la prossima videoconferenza da là, si trova ai tropici e avevo scritto un articolo sulla meteorologia tropicale. Quindi la definizione di tropico. Una definizione di tropico, non c'è solo il tropico dal punto di vista geografico, qui sulla Terra possiamo trovare dove è il tropico del Cancro, il tropico del Capricorno, e sono una definizione geografica di tropico, però c'è una definizione anche energetica. Il tropico è il punto in cui sul pianeta Terra il bilancio radioattivo fra l'energia che arriva dal Sole e l'energia rilasciata dalla superficie terrestre è nullo. Quindi nel corso dell'anno c'è un bilancio appunto che è punto zero. Ai tropici c'è un surplus di energia, sopra questa linea c'è un deficit. Praticamente le perturbazioni, gli anticicloni non fanno altro di cercare, detto molto semplicemente, mettere in equilibrio il sistema. Ecco, questo punto di equilibrio si sta spostando sempre più a nord.
E quindi questo altera senz'altro anche la conformazione, la posizione dei vari anticicloni. Questo forse è un po' dimenticato. Poi ci sono altri aspetti che sono le correnti marine che possono influire, e l'ultimo e l'altro che influisce sulla corrente a getto è la distribuzione del ghiaccio marino, nella calotta artica. Un'altra domanda di Daniela Davino. La seguente affermazione: l'interesse per i nostri mari terrestri è inversamente proporzionale all'attenzione rivolta ai mari marziani. Le sembra fondata? Sì, non so se l'ho detto prima, l'avevo detto sicuramente stamattina. Conosciamo molto meglio ed è mappata molto meglio la superficie di Marte e ci sono state più sonde sulla superficie di Marte e sulla Luna che nei fondali oceanici, dove ci sono forme di vita assolutamente sconosciute, dove ci sono tante cose. Fondali oceanici, poi non le dimentichiamo anche perché le ho tanto a cuore, anche le foreste, insomma. Però è necessario aumentare questa attenzione perché il tempo che abbiamo sull'Italia dipende strettamente dal tempo che c'è sull'oceano. Sì, qui c'è anche una domanda relativa alle emissioni di gas serra. Riusciremo a mantenere i propositi di contenimento di gas serra? Chiede Marco. Domanda Io sono difficile. pessimista. Domanda difficile. Al momento non siamo sulla buona strada, speriamo che il proseguo del negoziato consolidi gli impegni di Parigi e se non altro, se la pandemia, i lockdown non hanno inciso sulla CO2 come concentrazione, diciamo così, che ci hanno lasciato un anno dei famosi 8 o 12, perché se ne parlano anni, oltre i quali avremmo superato senza azione gli obiettivi di Parigi. Perché, diciamo così, questo si rifà a un concetto un po' fuori dal tema, il budget del carbonio, cioè la quantità di CO2 che possiamo aggiungere in atmosfera per stare dentro questi obiettivi, con la riduzione che c'è stata nelle emissioni nel corso del 2020. Comunque abbiamo evitato di mangiarci un anno, quindi siamo ancora a tempo. La risposta è sì, siamo sulla buona strada, ci riusciremo. Posso dire che è difficile stare dentro questi obiettivi, mi chiedono spesso, ma sono obiettivi realistici? È difficile realizzarli, ma dobbiamo fare tutto il possibile. Qualcuno dice, ma sono degli obiettivi non reali perché ce li siamo dati. Non è una questione di darsi un obiettivo che posso raggiungere per avere il premio di produzione. Se vogliamo stare dentro in un pianeta che garantisce un'equità intergenerazionale, dovremmo cercare di stare appunto in questi famosi 2 gradi, meglio un grado e mezzo. Però continuano ad arrivare domande, ce n'è una a cui teniamo molto, no? Sul meteo.net, sul Meteo Red Italia. A quanti giorni arrivano al massimo delle buone previsioni meteo? Dipende, in questi giorni di alta pressione, anche 5, 6, 7, come vi ho un po' anticipato, ci sarà qualche disturbo, ecco, qua e là. In altri, noi cerchiamo negli articoli anche di dire quando la previsione è incerta e quanto è incerta. Sono prodotti che non visualizziamo nel nostro sito perché sono molto specialistici, ma ci consentono anche di sapere quanto è affidabile una previsione. Questa era una domanda di Stefano, non l'ho detto. E sempre nella chat arriva una domanda di Luigi Vaccari. La nuova disciplina di educazione civica, sono perso, introdotta da quest'anno, ha inserito il tema della sostenibilità ambientale all'interno del curriculum di studi. Si tratta di 33 ore l'anno obbligatorie, con tanto di voto finale, riguarda le primarie, le medie e le superiori. Un'occasione per rendere non episodica ma strutturale la riflessione su questi temi. Quanto dobbiamo puntare sui giovani e su Greta per smuovere le coscienze e le scelte della politica e delle istituzioni? Questa è la domanda. Sì, dobbiamo puntare sicuramente molto, come dicevo stamattina, ma non dobbiamo far diventare il puntare sui giovani una scusa per rimandare a loro le azioni. Dobbiamo agire tutti e subito. Certo, sono importanti per far leva sia sulla politica sia su noi tutti, perché non dimentichiamo che anche noi siamo parte della soluzione. E un'altra domanda di Franco Boscolo. La paleontologia riscontra alcuni segnali che nel passato, con effetto domino, hanno già portato a 5 estinzioni di massa. Tra questi segnali, proprio quello che segnalava lei sull'acidificazione dell'acqua marina. Cosa ne pensa?
È un tema veramente incredibile questo qui, quando si guarda questo dato dell'acidificazione degli oceani, dello sbiancamento dei coralli, ahimè, lì il dato è piuttosto pessimistico, nel senso che se attuiamo l'obiettivo più realizzabile, ma comunque non facile, di stare entro i 2 gradi, il livello di acidificazione sarebbe tale da promettere il 99% delle barriere coralline. Se stiamo un grado e mezzo, probabilmente, diciamo, sarebbero compromesse. Si dice di cercare di dare il messaggio positivo, ma non vedo molto di positivo a dire solo l'80% delle barriere coralline. È un punto piuttosto interessante. Anche questo c'è un articolo che nella pagina, nella diapositiva dove ci sono i vari link, che poi li metteremo nell'articolo, o in parte ci sono già, avevate fatto un articolo, credo, sull'acidificazione degli oceani, magari si potrà approfondire. Benissimo Luca, sembra che, non so se qualcun altro vuole rivolgere delle domande. Vedo un'ultima che chiede, alcuni ci sono, Ah, dico, ecco sì, me la sono sono persa. fenomeni Scusate. ciclici, sono fenomeni ciclici alcuni, ma su scale di tempo molto lunghe e sui quali agisce maggiormente attualmente la componente entropica. Mauro ci chiede anche, lei chiede se relativamente alla comunicazione di questi temi e alla loro percezione, le scienze umane possono essere d'aiuto, visto che la scienza si è già pronunciata. Questa è la domanda di Assolutamente Mauro. sì, ci vogliono anche molti filosofi, molti sociologi, molte persone che danno un contributo su questo tema. Perfetto, io credo che può andare così, no? Interessantissimo Luca Lombroso come sempre. Faccio una breve previsione finale, poi ti lascio concludere. Certo, molto volentieri. Allora, Vediamo un io po'. condivido lo schermo direttamente sul sito, così illustriamo un po' anche il nostro sito. E vedete adesso sulla previsione su Bologna, passo sulla home page dove in pagina principale trovate immediatamente la cartina dell'Italia col tempo previsto oggi e le temperature, potete navigare, vedere la mappa. Con le classiche icone del tempo e le temperature previste, vedete già che domani le temperature massime sono già un po' più accettabili, ma al mattino fa abbastanza freddo. Vedete qua sulla Sicilia ancora alcune precipitazioni. Qui è uscito appunto il nostro articolo. Vi invito soprattutto non solo a guardare la cartina e l'app automatica, ma a consultare gli articoli previsionali. L'ultimo l'ha scritto Daniele Ingemi sul tempo di Pasqua, dove qualche modello comincia a ipotizzare qualche sbuffo freddo. Si sta aggiornando adesso la varia modellistica, quindi non sono ancora completi, però le temperature in questa settimana sono in aumento, nei prossimi giorni c'è parecchio sole. Vi invito a leggere proprio il testo, perché è molto importante. La previsione, non solo guardarla dalle immagini, ma leggerla, perché vedo spesso si condivide un articolo e dico: ma allora che tempo c'è in Emilia-Romagna? Che tempo c'è in Veneto? Che tempo c'è a Modena? Poi magari se vuoi vedere lo specifico vai nell'icona, però leggete l'articolo. Per i più esperti, nella sezione, o i più curiosi, nella sezione radar possiamo vedere. Adesso, quindi la prima cosa che fa il meteorologo guarda il tempo, quindi andiamo a vedere dove ci sono precipitazioni e ci sono ancora alcune precipitazioni qui sulla Sicilia, dove erano presenti dalle segnalazioni anche alcune nevicate a quote collinari che sembrano andando verso l'allontanamento. Se guardiamo le immagini da satellite, prendiamo l'infrarosso. Perché siamo in un orario in cui non c'è più luce, mi fermo solo nell'ultima immagine per questione di tempo. Qui ho forse un collegamento un po' lento, scusate, ma questo è il mio collegamento, non è il sito. Come vedete, c'è un po' di nuvolosità sulle Alpi, c'è qualche corpo nuvoloso sulle regioni centrali adriatiche, ci sono più nubi. Se andiamo verso la Sicilia,
il Mar Ionio e poi verso la Grecia, che è la perturbazione che si sta allontanando praticamente. Poi qui trovate gli allerta da un punto di vista meteo, attenzione, non sono gli allerta di protezione civile, però la fonte è comunque una fonte ufficiale, perché il portale Meteo Alert dell'Unione Europea, e potete consultarli. Dopodiché ci sono mappe che sono un po' più semplici, diciamo, per il pubblico, ma se voglio un po' guardare anche la sinottica, devo necessariamente andare su qualcosa di più complicato, anche sull'Europa, e vedere, per esempio, la cartina famosa con le isovere. Quindi vediamo che c'è un anticiclone sulla Francia e che se vado avanti nei prossimi giorni, il massimo si sposta sostanzialmente sulle Alpi, mentre nelle regioni più meridionali permane un residuo flusso da est che fa pensare che c'è ancora un po' di aria fredda. Come vedete, rimangono nevicate sui Balcani, quindi significa che qua c'è aria fredda, ma questo che sta avanzando sostanzialmente è una propagine dell'anticiclone delle Azzorre. E quindi verso i prossimi giorni si va verso questa stabilizzazione. Poi, se vado un po' più avanti nella scadenza, qui siamo a venerdì, ancora c'è questo anticiclone. Le scorro velocemente perché ci sarebbe da soffermarsi su ognuna. Andiamo nella settimana, verso la settimana di Pasqua. Ricordo che a nord sta piovendo poco, manca la pioggia, anche se atmosfericamente è stato movimentato. Vedete che a fine marzo il massimo dell'anticiclone è verso i Balcani e quindi non è più l'anticiclone delle Azzorre, questo potrebbe lasciare spazio a masse d'aria un po' meno calde, insomma, quindi a non un'esplosione piena della primavera. E poi siamo nella settimana santa. Qui diciamo c'è una pressione livellata, però inizio volevo andare a vedere cosa succede in alta quota, però vedete senza precipitazioni. Se vado in alta quota e vado a vedere la corrente getto, vediamo che il 1º aprile non è un pesce, la corrente getto tende a ondularsi e a portare una saccatura sulla Spagna. Quindi sulla Spagna probabilmente ci sarà un peggioramento nel corso della settimana santa e sull'Italia cominciano a instaurarsi delle correnti da sud-ovest. Ecco, qua è finito il periodo di previsione. Ecco, questo non depone pienamente in bene verso la Pasqua. Potrebbe magari arrivare una perturbazione, ma un po' presto. Vedete qua anche verso sabato, malgrado ci sia l'alta pressione, transita un'onda. Questa onda ci potrà dare la coda di una perturbazione, e quindi nell'ambito di un fine settimana che comunque è abbastanza stabile e primaverile, ci saranno dei passaggi di corpi nuvolosi al nord, probabilmente. Vediamo se me lo conferma la mappa più dettagliata sull'Italia, se andiamo a vedere in una situazione così, io senza averla vista prima, conosco che quel tipo di situazione porta, eccoli qua, alcuni annuvolamenti, alcune precipitazioni fra la Liguria e l'Alta Toscana, qualcosa anche sulle Alpi, ma non precipitazioni importanti, ecco. Quindi sostanzialmente, comunque, andiamo verso un periodo più stabile, puoi tornare Lorenzo, con temperature in aumento, soprattutto in corso del fine settimana, non è presto ed è giusto così, è presto per aspettarsi il gran caldo da stare a manica corta. È interessantissimo anche queste previsioni, anche questa analisi un pochino del sito ilmeteo.net, Meteore d'Italia. Quindi grazie mille Luca Lombroso per la tua presentazione, per il tuo incontro, insomma. Non so se ci sono altre domande, altrimenti terminiamo qui questo incontro. E vi ricordo, insomma, tutto sarà disponibile anche sul nostro sito, sul canale YouTube di Meteored, dove vi invito anche a vedere i video che ogni giorno pubblichiamo con eventi meteo e fenomeni naturali da tutto il mondo. Detto questo, saluto tutti quanti, tutti i partecipanti a questo incontro, ringraziandoli per la loro attenzione. Qui sto leggendo. Grazie a voi, ovviamente. Grazie a Luca Lombroso per questa conferenza. E Grazie a direi. voi E e niente. rimaniamo in contatto e continuiamo, insomma, attraverso i portali Meteored con informazione meteorologica.
Bene, saluto tutto il pubblico e ringrazio dell'attenzione. Seguiteci, noi aggiorniamo il sito praticamente tutti i giorni e quindi trovate delle informazioni di qualità che proviene da professionisti e che soprattutto adottiamo anche un codice deontologico per evitare, diciamo, il clamore che c'è dietro a molti, un po' dietro a molte cose giornalistiche, non solo meteo in Italia. Grazie a tutti ancora, buona serata allora. Grazie Luca Lombroso. Grazie.